Ehi, hey, bentrovati e benvenuti a tutti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho completato le due missioni chiave che erano rimaste da completare per il terzo capitolo e abbiamo preso anche Leo Fuoco e Jitan, o meglio Wisnian nella versione localizzata dai fan, ovviamente, e ci sta come nome perché, beh, sembra veramente una fusione tra Whisper e G-Banyan. Una volta completate queste missioni, ci ha chiamato la nonna di Bruno e ci ha detto: "Guarda, devi venire a casa perché è successo qualcosa." E ovviamente ci andiamo tutti quanti, non ci può andare solo Bruno. Devono andarci tutti per qualche ragione. E eccoci qui. Vediamo un po'. Non so, forse possiamo potenziare lo Yo-Kai Watch. Anche se sembrava molto preoccupata. Che succede, signora? Cosa? Tate! Oi! Cioè, vabbè, non so. Non riesco a toccarlo. Cosa sta succedendo, mio fratello? Vuoi forse dire che è diventato uno yokai? Ma gli yokai si possono toccare. Non dite sciocchezze e fate silenzio, altrimenti non si riprenderà a breve. Non si riprenderà a breve. Mi sono trasformato. Che cosa mi succede? In un certo senso sì, il tuo corpo sta lentamente scomparendo. Link Adams, vostro padre, ha vissuto troppo in questo mondo ormai. E adesso è il tuo corpo a pagarne le conseguenze. Come? Quindi la mia vita sarà cancellata? Quindi in teoria noi stiamo cambiando la storia. Oh no, si mette male, molto male. Ma quindi mio figlio sta per scomparire a causa mia? E se i miei figli del futuro prima o poi scompariranno, allora significa che... cosa scomparirò anche io? È questo che vuoi dire? Ecco cos'era quella luce, Summer! Signora, possiamo fare qualcosa? L'unica soluzione possibile è che tu faccia ritorno al tuo mondo, ragazzo. Ma prima che tu riparta, ho qualcosa da darti. Ecco, prendi. Chiave del presente. Bene. Ma quella è la chiave del portale che ci ha condotti in questo mondo. Questa chiave sia consegnata allo straniero che salverà i mondi. I nostri antenati avevano previsto che sareste arrivato tramite i portali. Fantastico, grazie mille signora. Ora posso tornare nel mio mondo. Ascoltami, Link, c'è solo un modo per evitare che ciò riaccada. Un solo modo, e quale sarebbe? Nel tuo mondo vive una persona in grado di eliminare la maledizione. Porta questi ragazzi con te e trovatela ad ogni costo. È un po' strano, ma ok. Controllare i nuovi misteri, quindi posso stare quanto voglio. Ma ho fatto tutto, non c'è nient'altro da fare, devo solo tornarmene a casa. Non posso parlare. Ecco, voglio parlare con Tate, con mio figlio. Sorellona, sì, sorellona. Eccolo qua. Summer, Tate. Siamo quasi arrivati a portale, forza! Ci siamo davanti. Ah, posso scegliere in quale mondo andare? Non era presente. Ah, forse ora dovremmo incontrare Luna? Mi pare. Quindi, questa è la Valdor di 30 anni fa. Dove ci troviamo in questo momento, Link? Siamo sul Monte Selvoscura, nei pressi del santuario. È vero, da bambino mio padre viveva qui, a Valdor Nuova. Poi, che freddo! L'aria mi sta passando attraverso il corpo. No, non si mette bene. Dobbiamo fare qualcosa subito. Mettiamo ad acqua il cervello, Link. Chi potrebbe essere questa persona? Non ne ho idea, Whisper. Perché continui a urlare così? Magari conosci qualcuno che potrebbe darci una mano, Link. Vitaliano potrebbe essere? Beh, stando qui non risolveremo un bel niente. Iniziamo le ricerche. Una persona. Oddio, la persona potrebbe essere Vitaliano. Oh. Vabbè, questo non mi ricordavo sto colore. Dico, la persona che può darci una mano sarebbe Vitaliano, credo. Ma la persona che può darci una mano a trovare la persona che dobbiamo cercare, appunto, è Luna. Tre persone addirittura. Ah, va bene. Non è un problema. Ok, una sta già qui. Ah, sono Pierre e Sandrone. Ragazzi, che succede, amici? Ehi là, Link, capiti a proposito? Stiamo giusto andando tutti da Pierre. A fare che? E se la persona che stiamo cercando fosse uno di loro due?
Sarà per un'altra volta. Ora guardatemi in faccia, ragazzi. Perché dovremmo, amico, vuoi giocare a chi ride perde? Che bella idea, Pierre! Mi farò ridere a crepapelle, parola di Sandrone! No, 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 sto parlando seriamente! Tutto bene, Link. Summer, quando sei arrivata? Lo zio Pierre e lo zio Sandrone, da piccola giocavo sempre con loro. Non credo che potranno esserci d'aiuto in fondo. Beh, noi andiamo adesso, se vuoi unirti a noi, se dove trovarci. Ciao! Ma se viene anche Katie. D'accordo, ci vediamo, ragazzi. Ah, dovremmo continuare a cercare. Sì. E beh. Eccoci. Non ci credo, tu sei Link, che bello rivederti. Luna, anche lei può vedere gli yokai, potrebbe essere chi cerco. Ma chi è quella ragazza fantasma accanto a te, tua sorella? Anche lei è uno yokai, man. No, ma che dite? Lei è... Io sono la figlia di Link, mi chiamo Summer Adams. Capisco, è piacere di conoscerti. Io sono Luna, Luna Celesti. Ecco, ha capito. No, aspetta un attimo, sei la figlia di Link. Ma com'è possibile? Beh, in realtà sono un essere umano, ma il mio corpo è quasi scomparso. Ok, ora è tutto chiaro. Dici sul serio? OMG, hai sentito Sapione, roba dell'altro mondo. Ho sentito loud and clear, mia cara. Perché non ci raccontate di più? Beh, sto cercando la persona che possa riportare Summer alla normalità. Esatto. E se io e Link non riusciremo a trovarlo, scomparirà per sempre. Dite sul serio? Che storia incredibile! Quindi state viaggiando nel tempo? Proprio così, ci sapresti dire dove si trova questa persona? Stento a crederci! Io, Luna Celeste, sto vivendo come in un film! Non fare la bambina scodigliata, questa è una situazione seria. Listen, Link, non credo che sia Luna la persona che stai cercando. Ah, perché continuiamo a fare un buco nell'acqua dietro l'altro? I'm sorry, ma non credo che vi saremmo così d'aiuto, guys. Ehi, Link, esigo che tu dia il massimo nella tua ricerca, non deluderci. Luna. Costarne certa, amica mia. Grazie comunque per l'aiuto. Oh, Usapion. Vorrei Usapion in squadra. Ok, ovviamente il dialogo non è tradotto, ma lo sarà nella prossima release, spero. A casa nostra? Interessante la faccenda. È la bicicletta? Ah no, dentro. Mi dico, come la bicicletta che fa? Bici, tu puoi aiutarci tu? Non ha senso. I nostri genitori? Ok. Oh, ciao Link, tutto bene? Sembri preoccupato per qualcosa. Forse uno tra i miei genitori potrebbe scacciare la maledizione? Sì, tutto bene, tranquilli. Vi stavo solo osservando meglio. Per quale ragione? Dov'è finita Summer? Ma loro sono i nonni 30 anni fa! Guarda com'erano giovani! Oh, devi farci un tratto per la scuola, forse? Non farmi sfigurare, tesoro. Non esattamente. Così non mi aiuti, Summer. No, niente da fare. A quanto pare dovremmo continuare la ricerca. Ma chissà perché venire. Forse lui sta cercando qualcosa. Lui vede tracce di qualcosa. E quindi segue. E vuole osservare meglio per capire se ci sono queste tracce. Non è che proprio spiegato benissimo. In Ads, Pads, Japanese. Ora che abbiamo la bici. Oh, me la godo alla grande. Me la pedalo tutta, me la pedalo. Laghetto delle carpe. Aspetta un po' un attimo, però io qua posso fare l'offerta? Ah, non posso fare l'offerta come nei vecchi giochi. E vabbè. Era Katie, sì. Ehi, guardate là, c'è Katie. Katie ha detto. Non ci credo. Sai, Katie è la mia compagna di classe. Certo, io sono Napoleone. Ammettilo che ti piace, Link. Gibaia, non dirlo ad alta voce, mi metti in imbarazzo. E se provassimo ad andarla a parlare? Hai ragione, potrebbe essere Katie la persona che cerchiamo. È sergente quadro. Mia, ma sbaglio o si sta comportando in modo strano? Forza con queste ginocchia, ragazza! Uno, due, tre, po'! Ah, ma che diavolo sta succedendo? Quei movimenti mi sono familiari. Tu che dici, Link? Hai ragione, Whisper. Forse non era Gibanion. Forse devo usare il mio Yokai Watch.
Mi sembrava che stesse parlando Gibayan dal verso, ma non è. Ok. Sergente Quadro, la persona. Un Oni, effettivamente. Sergente Quadro è un Oni. È giusto. Victorion! Bomba, ragazzi. Vittoria! Cosa? Che ti ha incantato la sergente Quadro? Beh, che i miei movimenti sono inconfondibili. Ciao Link, non ti vediamo da un po'. Vuoi allenarti anche tu con noi? Puoi scordartelo, sergente Quadro. Ora devo parlare con Katie. Mi dispiace, ma non credo che potrai farlo al momento. Ma vedi Katie nel bel mezzo del suo allenamento giornaliero. Ehi Link, cos'è quella faccia? Su, vieni ad allenarti con me. Forza, non vorrei restare mediocre per tutta la vita, vero? Mediocre, che bella parola. Hai perfettamente ragione. Dai, ragazzo. Uno, due, tre, po'. Gna, il sergente Quadro non è cambiato di una virgola, a quanto pare. Già, non credo che ci ascolteranno per il momento. Se proprio ci tenete tanto ad interromperci, perché non vi fate sotto? Ottima idea, riuscirò a parlare con Katie a qualsiasi costo. Era quello che volevo sentirti dire, amico. Forza, uno, due, tre, po'. Let's go. Poi gli faccio anche la rima. Un poeta proprio. Dunque. Quanto è bello il sergente Quadro. Ma prende a schiaffi però! Cosa pensavi, sergente Quadro? Se potessi piacermi uno come te? Al limite ne varia. Sergente Quadro, no? Stai scherzando? Ma ti assorbo la vita, ti assorbo. Wow! Wow! Ehi, che è sti schiaffi, oh! Ta! Assorbo tutto. Ok, sergente Quadro. Oh, Ervimacio. Ci finito? Eh? Dov'era? No, era comparsa la sfera. Ah, sta là. Quindi compaiono anche qui le sfere. Non me lo ricordavo che comparissero anche qui le sfere. In effetti è un gioco di Yokai Watch, perché non dovrebbe comparire. Però mi chiedo ora come posso fare a prenderla qui. Questo è il punto. Vabbè, ci penserò poi. Vittoria! Che battaglia incredibile, ragazzi! I miei complimenti! Bene, Katie, ci vediamo alla prossima lezione! A presto! Ma sergente Quadro che incanta così, a buffo. A buffo, insomma. Non va bene. Vittoria! Ah. Ben fatto. Ora non dovremmo avere problemi a parlare con Katie. Mio Dio, ti hanno. Oh, eccola là. Che succede, Summer? Sta fluttuando! Che succede? Sì, va bene. Aiutatemi, ragazzi! Ah, sono davvero stanca. Ho bisogno di una pausa. Oh, sei tu, Link? Oh, Katie! Tutto bene, mi sembri preoccupato. Eh? Cosa? Da dove è spuntata questa ragazza? Ma che il mio corpo? Sì, ce l'abbiamo fatta! Fantastico! Quindi devo fare un po' di esercizio? Che svolta incredibile! Sarà stato l'intervento di Katie a salvarla? Grazie mille, Katie! Come? Senza il tuo aiuto non ce l'avremmo mai fatta! Ci hai salvati! Salvati! Continua a non capire! Quella ragazza sembra conoscere Link molto bene. Ormai non ho più dubbi. Lei è Katie Forrester, mia madre. Fai attenzione, Summer. Link non conosce ancora questo dettaglio. Cosa? Non lo conosce, hai detto? Esatto, e se lo venisse a sapere ora, il futuro di tutti noi verrebbe cambiato. Davvero? Va bene, farò più attenzione d'ora in avanti, allora. Ehi, voi due, di cosa state parlando? Perché non dite anche a noi? Non è niente, Link, può stare tranquillo. A proposito, Summer, dovremmo andare a vedere come sta Tate. Eh? Hai ragione, vieni con noi, Link. Cosa? Oh, giusto. Ah, che devo fare? Dovrei parlare con Katie, ma Tate non sta bene. Beh, la risposta è ovvia in realtà. Katie, mi dispiace molto, ma ora devo proprio andare. Oh, va bene. Ma che cosa è appena successo qui? È molto strano che lei, nonostante abbia un forte legame
con il possessore dello Yo-Kai Watch originale, o meglio, sì, originale, il maestro leggendario, meglio dire, perché il suo non era lo Yo-Kai Watch originale, con il possessore originale, ecco, dello Yo-Kai Watch, non veda comunque gli yokai o non senta la presenza di qualcosa di diverso attorno a lei. Perché un conto è dire, ok, Katie è un personaggio qualunque, nei giochi non compare neanche come personaggio selezionabile per giocare, quindi ci sta. E invece no, compare. Compare proprio perché ha un forte legame con gli yokai o con Link in generale, con il maestro dello Yo-Kai Watch in generale. O probabilmente, per non perdere tempo con la trama, in questa dimensione, in questa linea temporale, Katie non vede gli Yo-Kai. Punto. Però, se effettivamente andiamo a controllare, Yo-Kai Watch 3 è lo Yo-Kai Watch dove effettivamente tutto diventa canonico e tutto si conclude. Perché giochiamo sempre sì con un personaggio femminile, ma siamo costretti a cambiare tra Luna e Nate. Quindi è più canonico il 3 degli altri due. Bentornato ragazzi, sembra che tu abbia trovato la persona che cercavi. Sì, grazie per le sue informazioni, signora. Summer ora è salva. E Tate come sta? Potete stare tranquilli, anche lui è sano e salvo, come te. Ma perché i loro corpi stavano scomparendo prima? È ciò che succede quando il legame tra un umano e il suo mondo si spezza. Passare da un mondo all'altro può causare imprevisti di questo tipo. Ho capito, prometto di stare più attento d'ora in avanti, ma come? Non è che io lo faccio perché mi sto divertendo, lo faccio perché c'è il mondo da salvare. E poi sto attento, come? Beh, ora perché non andate un po' a riposarvi? Sarete stanchi, presumo. In effetti lo siamo. Possiamo sempre usare la stanza di Bruno, signora? Ma certo che potete, che domande, fate come se foste a casa vostra. No, fermi, tornate subito indietro! Chi è che ride? Scommetto che non vi aspettavate un attacco a sorpresa. Ma quello è... Lasciate fare a me, Bruno! Voi pensate a mettervi in salvo? E cosa pensi di fare? Quella barriera è assolutamente impenetrabile. Forse per un essere umano, ma non per Akala. Come immaginavo, senza Kaira siete solo degli sciocchi ragazzini. E sembrate anche piuttosto stanchi per qualche motivo. È il momento giusto per mettervi a nanna, bambocci. Ma come? Cosa dovrei fargli ora io a questo? Ok, rabbiopentola. Sì, l'audio sfasato. E che cosa gli faccio? Ah, ma è fattibile. Allora, ok, meno prima meno. Vai dentro, strello. Oh, sta buono. Bello fuoco. Ok, colpiamolo con gli attacchi magici. Wow! No, no! Shibanyan anche. Ah, Shadowside, bene, migliore. Per qualche ragione. Sicco! Ah, la stamina! Ah, ok. No! Ok. Colpo magico per forza, perché sennò non si fa nulla. Ok, dai. No, i punti. Vabbè, quella cos'era? Non so se sono i punti esperienza quelli verdi, ma non credo. Forse. Spero di no, perché se sono punti esperienza mi taglio la voglia di continuare a giocare, taglio, ecco. Abbiamo vinto la battaglia! Ora rimuovi subito quella barriera! Dannati umani! Li avete sconfitti in un nanosecondo! Ah, ho bisogno di rinforzi! Abil guerriero! Una barriera magica?
Sei patetico, Demon Gufo. Non ho avuto scelta. Non sono bravo nello scontro fisico. Ora resta fermo dove sei, altrimenti il potere della barriera si interromperà. Va bene, conto su di te allora. Se ne va. No, non ci voleva. È comparso un nuovo yokai. Umani che possedete la sciabola del tuono. Mi avete stufato, sapete? Non posso continuare a lasciarvi scorazzare liberi qui intorno. Per questo userò tutto il mio potere per distruggervi. Ed esaudire il desiderio del mio padrone. Forza, fatevi sotto. Ok. Questa ora è tosta. Ah, questo è un boss, bene. Dai. Sono con Nate ancora? Ok. Ma io sto tranquillo qui, Ok. Devo stare attento, Mamma mia, che botta, in effetti. Attacchi a distanza. Ok, le potenziate. Ah, però la velocità gli è diminuita in qualche modo. Aiuto, sì. Vai, call. Vai. Vai, Neo Fuoco. Niente, in effetti è molto forte. È resistente più che forte. Tutto qui. E tu saresti colui in grado di evocare il celebre Akala. Bene, rubarvi la sciabola del tuono sarà un gioco da ragazzi. E voi, amici yokai, mi fate pena sottomettervi così al volere umano. Siete una vergogna per tutti noi. E ora scomparirete insieme a loro. No, non posso permetterlo. Devo proteggere i miei amici. Forza, Akala! Prestami il tuo potere! Sì, la sento. L'aura di Akala. Io proteggerò tutti! Forza! E ora si fa sul serio, amico mio. Ora sentirai il potere del leggendario Akala. Fatta malissimo l'ho presa, comunque. Ok, posso raccoglierle, sì, ma perché... Bene. Però, allora, senti. Guarda come corre. Sì, ma quella come la becco, ehi. No. Sì, senti, amico mio, però io devo stare attento a non prenderci le botte. Perché sennò... Allora... Oggetti, diamo un po' un'orighiere di prugne. Ok. Mamma mia, che fortuna, proprio all'ultimo. Proprio all'ultimo. Arte floreale. Ok. Ci sono ancora con la salute, quindi vado alla grande, vado. Vieni qua, dove vai? Ma che ti sto sconfiggendo, scappi? Non ho capito. Oh, allora, vai. 21 alla salute quelli verdi, bene. Sì, nonostante io mi sia allenato negli altri, per conto mio, per fare qualche livello, ancora non l'avevo capito.
Va bene, va bene, va bene. Andata così. Impossibile! Come può un umano nascondere una simile potenza? Anche la mi ha prestato il suo potere per proteggere i miei amici. Questo è ciò che succede quando umani e yokai si alleano. La barriera? Ah, temo un gufo. Avrei dovuto immaginarlo. In ogni caso, ascoltate le mie parole. Tornerò e mi vendicherò di tutti voi. Ragazzi, state bene? Sì, ma siamo ancora un po' storditi. Ce l'ho fatta. Sono riuscito a proteggervi tutti. Finalmente ti sei svegliato. Attento a non sforzarti troppo. Maestà. Ho saputo che non ve la siete vista benissimo ultimamente. Tuttavia, grazie all'aiuto di Akala, Cole è riuscito a salvare tutti voi. Sì, ma... La sciabola del tuono sta perdendo il suo colore! Già, non credo che riuscirò ad usarla nel breve termine. Vi chiedo scusa. Non devi scusarti. Hai combattuto da solo contro uno yokai d'élite. A proposito di quello yokai, chi era, maestà? Lei lo conosce? Aveva detto di essere venuto da noi per rubarci la sciabola del tuono. Sì, in effetti ho scoperto qualcosa di interessante durante le mie indagini. Quello yokai appartiene ad una celebre tribù chiamata Tribù Oni. Nia? Oni avete detto? Ma chi sono? Gibanian. Ricordi la profezia? Sono i responsabili della furia degli yokai in città! Ma quindi... La profezia si è avverata sul serio? E non è finita qui. Sono anche entrati in possesso della folgore dei vulcani. Ah, quella. Si tratta di una spada simile alla sciabola del tuono, anch'essa sigillata. Esistono altre tre spade simili a quelle, e i loro padroni sono in serio pericolo. Ma è una cosa pericolosissima! C'è qualcosa che possiamo fare? Semplice, dobbiamo proteggerli. Non possiamo permetterci di fallire. Giusto. Non sarà facile, ma se collaboreremo ce la faremo di sicuro. Ben detto. Ora permettetemi di rivelarvi la prima spada da cercare. È molto simile alla sciabola del tuono e il suo nome è Fendente dei Cieli. È protetta dallo Yokai Zuke, che ne è anche il proprietario. Fantastico, Re Kaira! Siete un libro aperto per quanto riguarda le leggende Yokai. E ci sapreste dire anche il luogo in cui potremmo trovarla? Per scoprirlo vi basterà trovare il portale qui in città e attraversarlo. È apparso recentemente da qualche parte qui intorno. Un altro portale, eh? Il portale vi condurrà direttamente ai Monti Gemelli, a Yokai World. Una volta giunti là, scoprirete qualcosa in più sulla spada. Un attimo, e il portale? Non ci avete detto dove si trova? Vabbè, lasciamo stare che... Oh, non sarà necessario. Vi sarà sufficiente svoltare l'angolo. Cosa? State dicendo che è qua dietro a casa mia? È normale che ti sia sfuggito. Come dicevo, è apparso solo da poco. Molto bene, se è così daremo un'occhiata con lo Yokai Watch. Sembra che il mio destino mi porti sempre da voi, o sbaglio? Guardi, sono i guai che cercano noi. Bene, anch'io mi sono rimesso in sesto. Forza, non perdiamo tempo. Te ne sei sicuro? Allora non perdiamo tempo e concludiamo il video! Amici, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yokai Watch. C'è stata tantissima carne al fuoco, abbiamo sconfitto Abil Guerriero, abbiamo sconfitto Koros, stranamente, va bene, era debolino. E ora bisogna andare a cercare il Fendente dei Cieli, ma nel prossimo episodio. In descrizione trovate tutti quanti i link utili se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!